Raimondo Ginteo, che qui vediamo alle Olimpiadi di Roma del 1960, ha dominato i maggiori concorsi ippici italiani e stranieri. Nella stupenda cornice di Piazza di Siena, il 7 settembre 1960, ha conquistato il più ambito traguardo, la medaglia d'oro. Da anni inseguiva questo successo. Aveva preso parte ai Giochi di Londra del 1948, ma senza fortuna. Alle Olimpiadi di Helsinki, nel 1952, aveva ottenuto il nono posto nel Gran Premio Ostacoli. 4 anni dopo, a Stoccolma, la medaglia d'argento. In queste immagini, Raimondo Ginteo dà un saggio delle sue grandi doti su Posillipo, il cavallo che ha preparato con tanto scrupolo per i giochi del 1960. Ed ecco il capitano Piero Ginteo, il più anziano dei due fratelli, sempre ai giochi del 1960. Egli ha preso parte a 4 Olimpiadi, ma il miglior risultato lo ha ottenuto a Roma, dove conquistò la medaglia d'argento nella prova individuale in sella a The Rock. 4 anni prima, a Stoccolma, era giunto terzo. Nel 1959, a Parigi, Piero Ginteo ottenne il primo posto nel campionato europeo.